Allora, adesso chiusa la pagina dedicata alla rassegna stampa, parliamo della storia di Andrea Costantino, detto già in precedenza presentandolo, regista, autore, ma anche un, posso dirlo, un pazzo che ha deciso a un certo punto di investire in cultura con l'Anche Cinema. Ha recuperato una storica sala cinematografica di Bari ed è nato l'Anche Cinema. Era l'anno? 2016, 8 anni dopo il bilancio è positivo. La storia nasce da lontano, nasce un'esperienza personale di produzione e di regia che viene dal 2001, appena laureato, fino al 2016, quando ho valutato di rilevare, era già il periodo in cui chiudevano i cinema, e l'idea era di aprire un kino a Bari. Il kino era una sorta di cineporto privato di addetti ai lavori, e esisteva al Pigneto a Roma. Infatti ho la mail del titolare di quell'esperienza, che non ha avuto un seguito, non credo esista più, e quindi ho cominciato a trattare con le sale che non erano aperte, il nuovo palazzo, l'ex edificio dove c'era l'Abelliano, i Visconti di Monopoli, l'Ambasciatori, e poi sono arrivato al Teatro dei Ferrovieri, conosciuto all'epoca come Royal, che era in un contenzioso. Diciamo, sono riuscito a convincere la proprietà a rinunciare a molti migliaia di euro di canoni in favore di una nuova gestione. Sono stati illuminati in questo. Prima parlavamo di quanto può durare un giudizio, sarebbe stato chiuso questi 8 anni in attesa della sentenza. Quindi abbiamo fatto un grande regalo alla città nel rapidamente ridare vita al luogo, dando una gestione completamente nuova, che scivola adesso nella produzione. Noi siamo in questi giorni, per questo ero distratto dalla rassegna stampa, nella produzione di Shrek, che abbiamo già messo in scena un anno fa. Quest'anno c'è la regia di Graziano Galatone, che è pugliese, quindi non è solo un'esperienza di esercizio, che peraltro ci coinvolge anche nel Teatro Comunale di Acquaviva che gestiamo, nell'Anfiteatro della Pace dell'ipermercato La Mongolfiera di Bari. A breve ristrutturiamo, proprio in queste settimane, l'ex Cinema Jolly, che è di fianco al teatro che gestiamo da 8 anni, e se ne sta aggiungendo un quinto. Quindi l'anno prossimo probabilmente avremo un circuito di sale invernali ed estive, che ci consentirà radicalmente di cambiare anche la nostra relazione con le varie programmazioni, che sono quelle di cinema, teatro, danza, musica. Dove riscontriamo qualche difficoltà è sul cinema, perché c'è un sistema di accesso ai film che non ci consente liberamente di poter programmare nella nostra identità multidisciplinare di cinema, teatro, danza e musica i film che vorremmo programmare nella modalità in cui li vorremmo proporre. Che significa? Significa che ci viene imposto da contratto, secondo delle consuetudini, ci tengo a sottolineare che non c'è nessuna legge che imponga questo, e ci tengo a sottolineare che le distribuzioni sono tutte finanziate dal Ministero della Cultura, anche le major. E basta andare sul sito dell'ANICA per vedere i contributi che vengono concessi. Quindi ritengo che questa resistenza a imporre una modalità di programmazione che richiama solo un discorso commerciale non sia giusto, soprattutto quando una sala come la nostra offre un'accessibilità unica. Noi abbiamo la possibilità di far vedere i film a chi è in carrozzina, in una posizione che non è quel classico posto in prima fila al lato o in ultima fila al lato, ma abbiamo dedicato uno spazio che consente a chi è in carrozzina e a chi lo accompagna e anche ai loro amici di avere una visione come per tutti. Verrebbe da dire, ma dovrebbe essere sempre così? Veniamo da un passato che non ha reso, diciamo, non ha badato alla qualità della visione per loro, ma ha badato a il posto c'è e quindi io sono in regola. Si può migliorare, è il momento di farlo, però su una struttura privata che ha già dato un segnale, che peraltro nel 2016 è stato colto dal ministro Franceschini, che ci ha ospitato in conferenza stampa in Parlamento, e ha detto un modello da seguire, un modello da esportare. E se è un modello da esportare, dovremmo trovare con favore dalle distribuzioni e dagli enti un aiuto. Devo dire che in Puglia siamo stati sostenuti dal delegato all'accessibilità del comune e della provincia, che sono Marco Livrea e Vito Spadavecchia, che hanno firmato un documento qualche anno fa che abbiamo presentato sia alle distribuzioni, e purtroppo con esiti non favorevoli, sia al Bifest, che ci esclude inspiegabilmente dai luoghi in cui avviene. E quindi attendiamo dal 2021 dal direttore, da Dio, una risposta anche per quanto riguarda la nostra inclusione come struttura accessibile
all'interno della programmazione del festival. Quest'anno ormai credo che non ci saremo, come è accaduto negli ultimi 8 anni, però è un vero peccato perché ne perdiamo tutti. Non abbiamo neanche chiesto, tra virgolette, un costo fisso. Io ho detto rischio la mia apertura sullo sbigliettamento, quindi non vado a caricare gli enti di un costo. Però non è arrivata proprio la cosa un po' non bella, che non è arrivata la risposta, nonostante Confindustria, Bari e Batti, il Club Culturale Confindustria, La Giusta Causa di La Forgia, Zero Barriere e altre 40 associazioni che operano nell'accessibilità ci hanno sottoscritto proprio una lettera di intenti. Partiremo a breve per questo motivo con un'iniziativa che si chiama Tutti al Cinema. Abbiamo acquistato il dominio internet tuttialcinema.it e quindi penso che avvieremo una petizione, ma non per aprire un dialogo. Mi piacerebbe che tutti i cittadini... Qual è l'obiettivo di questa informare petizione? I cittadini e gli appassionati di cinema che lo schermo è un loro diritto, perché viene licenziato uno schermo cinematografico ogni 14.000 abitanti. Questo vuol dire che ciascuno di voi, anche presenti in questo studio, avete diritto a una programmazione cinematografica. Noi siamo lì pronti a poterla offrire, ma nella nostra natura. Io non posso tenere un film 15 giorni, perché sono riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali come organismo di programmazione multidisciplinare. La mia natura è fare cinema, teatro, danza e musica. Il cinema può entrare nella piena programmazione. Perché oggi vi danno un film solo se lo tenete 15 giorni. Sto facendo Povere Creature, che è un capolavoro che ho visto a Venezia. Per poterlo fare ho dovuto sottoscrivere un contratto per 15 proiezioni consecutive, che sono peraltro già offerte dai 3 multisala nella provincia di Bari, il Ciachi, il Multicinema Galleria e lo Showville. Non ha senso. Quindi c'è già qualcuno che offre quell'opportunità. Io posso integrarla creando un'opportunità differente. Peraltro ritengo che lo spettatore debba essere libero di scegliere il film e la sala. Il direttore della sala di rischiare, di fare il suo rischio d'impresa su una scelta che non deve subire, deve scegliere. E poi si aggiunge questo discorso di una visione migliore perché in carrozzina, che ovviamente non c'è nel momento in cui hai programmato il film solo in sale che hanno magari la prima fila laterale. Mi chiedo perché, o dobbiamo dargli magari la seconda visione, perché devono aspettare la seconda visione se da noi possono avere magari quell'unica serata in cui io faccio Povere Creature. Perfect Days non abbiamo potuto fare, il film di Riondino sull'Ilva, prima sulle prime pagine, mi sarebbe piaciuto, anche perché la nostra modalità di gestione è completamente differente da quella di un multisala, perché c'è un gruppo di ragazzi che ha studiato questo, quindi non lo fa solo perché strappa il biglietto. Selezioniamo il nostro personale ed è attiva tra l'altro una call per candidarsi e per entrare all'interno della nostra realtà e per conoscere quali sono le competenze che sono attorno a noi, che potrebbero essere chiamate per un progetto, per una produzione, non necessariamente per una busta paga a tempo indeterminato, certo, ma per valorizzare quella capacità in una progettualità. A volte io scrivo un'idea da un mio desiderio, a volte creo un progetto perché so che c'è una competenza che può realizzarlo insieme a me. Se non la conosco, come faccio a pensare che potrà tornarmi utile? Chiarerete. Quindi io ho voluto incontrare 140 persone. Non abbiamo fatto una preselezione sui curriculum, li abbiamo incontrati tutti. Sfido a valutare quanto è importante questo. Certo, indubbiamente. Hai parlato prima di Shrek, quando debutta? Debutta, grazie al Teatro Pubblico Pugliese, in questa nuova versione, il 4 domenica questa, a Barletta, e poi saremo il 2 invece di marzo a Catanzaro, e poi speriamo in tour nazionale, ci stiamo muovendo per organizzarlo, in giro per l'Italia, e speriamo anche in estiva, quindi anche per chiaramente chi ci guarda potrà contattarci. Io ci tengo a sottolineare che il numero di telefono che si trova sui nostri canali lo gestisco io, quindi qualunque messaggio arriva su quel numero ha come primo interlocutore il sottoscritto, perché mi piace, almeno in questa fase riesco a farlo, ed è molto bello dialogare sia con gli spettatori che chiedono informazioni, sia con chi propone progetti, le organizzazioni, le associazioni, certo, le compagnie. È stimolante dialogare e costruire insieme un percorso di collaborazione. Ci hai detto prima che dopo 8 anni il bilancio è positivo, il bilancio dell'Anche Cinema, di questa esperienza, ma stare dietro la macchina da presa ti manca? Allora, dietro la macchina da presa spero di tornare presto, perché tutto questo non l'ho fatto per rinunciare a fare l'autore e il regista. Ho rinunciato sicuramente perché ormai ho 47 anni, quindi
non sono più il ventenne che, o il trentenne che è venuto qui a parlare di Sposeroni che vendono, che è stato il mio ultimo lavoro più noto. Quindi ho rinunciato a fare una carriera da regista intesa come faccio un film all'anno e sono riconosciuto e faccio solo quello, questo sì. Però non ho rinunciato a fare magari anche meno opere, ma con una modalità più libera e più indipendente, questo sicuro. Sono non solo produttore di Shrek, adesso abbiamo anche un altro, produciamo un pianista che si chiama Mario Margiotta, molto bravo, che portiamo a Roma il 2, quindi abbiamo il 2, un'altra produzione al Teatro Ghione con cui siamo gemellati, e il 4 Shrek. Per esempio Mario, che è anche un compositore, non escludo di questo, non glielo neanche mai detto, quindi lo ascolterà dalle vostre telecamere, potrebbe essere l'autore di una colonna sonora di un progetto cinematografico, se lo vorrà. Questo è quello, quindi uno dice, ma tu stai facendo il produttore di un pianista, che c'entra con fare l'autore e il regista? No, c'entra, perché se domani avrò in casa l'autore di una colonna sonora è perché l'ho prodotto, perché abbiamo collaborato, certo. L'abbiamo portato in giro. E, tra l'altro è una storia molto bella, perché lui ha iniziato suonando nel foyer durante gli spettacoli di prosa, cioè prima degli spettacoli di prosa, poi ha fatto i suoi concerti da noi, poi l'abbiamo inserito nel progetto comunale. Allora, visto che tu in diretta gli hai detto che scriverà la colonna sonora del tuo prossimo film, io in diretta gli dico che è invitato qui a Mattino Norba per, sarà felicissimo. Per raccontare la sua storia. Io intanto, Andrea, ti ringrazio, è stato bello ascoltarti, è stato un piacere chiacchierare con te questa mattina, complimenti per quello che fai. Anche per me non ringrazio. È facile, ho detto prima che sei un pazzo, ma me lo dicono in tanti, sei stato coraggioso e il tuo progetto è davvero un progetto molto molto bello, che andrebbe replicato in tante altre parti, perché siamo a corto di luoghi dove poter vivere. Noi siamo qui anche per consigliare, è capitato e sta capitando che strutture che ci guardano con curiosità ci hanno chiesto di accompagnarli in un percorso che li renda simili a noi con la loro identità, perché non deve diventare, certo, magari uno schiacciare quella che può essere una dinamica locale. Io sono a disposizione, ci sono sale che vogliono dialogare con noi, come è capitato col Teatro Ghione a Roma, che tra l'altro fa un lavoro molto simile al nostro. Il mio numero è online. grazie Andrea Costantino, grazie mille. Adesso ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, e tra poco andiamo ad Altamura per raccontarvi quello che stanno facendo alcune pastaie di Altamura, qualcosa davvero di speciale che li ha rese protagoniste dei social. A tra poco.